Domenica 2 giugno alle 18, gara 3 della finale playoff tra Amatori Pescara e Salerno. La serie è sull'1-1 e si sposta in Abruzzo. Per Poti e compagni, la ghiotta opportunità, sfruttando il fattore campo, di andare a Montecatini per giocarsi alla Final Four la promozione in Serie A2. Una stagione dei miracoli risultati alla mano fino a questo momento, con un jolly chiamato Reggio Calabria, sfruttato alla grande con il lavoro di coach Stefano Raiola, che ha dell'incredibile per come ha saputo trasformare le negatività spesso gratuite e alcune incongruenze tecniche nate dopo il mercato in grosse opportunità e potenziale da leccarsi i baffi. Poti e Leonzio sono da enciclopedia del basket da sfogliare accuratamente. Pedrazzani regala sostanza a Serafini e Carpanzano, quando in giornata sono quegli uomini da quintetto che spesso sono mancati. Ora la parola passa al Pala Elettra. Limitare Diomede e Tortù è la parola d'ordine. In fondo il sogno non è poi così lontano. Domenica alle 18, gara 3. Martedì alle 21, gara 4. Sono le autostrade da percorrere che con la vittoria porterebbero dritte dritte a Montecatini.